Gentilissime amiche e amici della RAI, ci scusiamo per quanto è andato in onda fino ad ora. Entra nelle vostre case adesso una presentatrice, una donna di un certo livello, che poi sarei io. La posta del cuore, sigla. Saresti tu? Zitta! Grazie, grazie. Ci crede, vergogna con queste sigle. Ma perché no? Perché no? Anita Ekberg, sei tu con Mastroianni. È tutto dedicato alle dive, scusami, certo. Un tempo. Sì. E allora iniziamo subito con la prima letterina che ci arriva oggi alla posta del cuore, che Pigi conosce molto bene, vero Pigi? Vero Valeria. Allora ci scrive Afona. Ciao Valeria, sono Afona e ti scrivo da Gola Secca in provincia di Varese. Ciao Afona. Volevo dirti che sei davvero una bellissima donna e mi chiedo come tu possa stare in video con quelle due befane. Me lo chiedo anche. Grazie Afona. Buon bustaia che non sei altro. Pure grazie. Tu sentirai la telefonata del mio avvocato. Ma a proposito di dive e di complimenti, se io dico dive oggi, chi è che vi viene in mente ai nostri ospiti? Una diva di oggi? Lady Gaga. Lady Gaga. Vero. Oppure? Vero. Taylor Swift. Taylor Swift? Taylor Swift. Ah, Swiffer. Swiffer. Swiffer no. Pubblicità Marina, la fai tu. Marina, invece, chi ti viene in mente? Italiana o straniera? Italiana, straniera, italiana. Beh, Sofia italiana. Italiana. Posso dirne una io? Vai. Monica Leofreddi Mercury. Ah, ce l'ho. Bella, 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 bella. E invece non siamo su questo livello, ovviamente, perché le vere dive e i VIP oggi, si sa, odiano il freddo e quindi in questi giorni di vacanza e non solo, vanno all'estero e si fanno fotografare. Dovremmo avere anche delle immagini. Allora vediamo Cristiano e Giorgina, eccoli qua, innamorati a Dubai. Se non ci vanno loro. Queste sono le pose delle vere dive. Bello, Dubai. Poi abbiamo nella seconda slide Belen. Lui a Dubai ci gioca anche. Belen in Argentina, ecco. E si capisce che è Belen. Certo, assolutamente. Si capisce che è Belen, sì, vero? Si capisce. Dall'automobile, esatto. E dal fidanzato. E poi abbiamo Federica Nargi e Alessandro Matri che sono andati alle Maldive. Ecco qua. Che bella cosa. Molto carini. Poi c'è anche un'altra foto, ci sono io sulla spiaggia di Gioia Tauro, se la vogliamo mandare. Ma di questo è fatto adesso. Adesso. E salutiamo tutti gli amici della Calabria, va bene. Allora oggi siamo un po' stretti con i tempi, però ci tengo a usare questo mezzo televisivo per pubblicizzare un libro che ho scritto. Dopo il grande successo del libro di Ilary Blasi, che ancora non è uscito ma si preannuncia veramente un successo incredibile, il libro di Ilary Blasi lo vediamo nel video, Che stupida, tutta la mia verità. Volevo dire che anch'io ho scritto un libro, eccolo qua, Valeria Gracie, Che fame. Tutta la mia verità. E lo trovate in libreria fine mese, anche questo dal 30 di gennaio a 2000 calorie. Grazie. Perfetto, ottimo.